Buonasera e ben ritrovati con Pronto Dottore. Questa sera vogliamo ritornare a parlare di chirurgia plastica. Chirurgia plastica, che già la parola stessa, plastica, deriva da plastikos greco, che vuol dire modellare, plasmare. E pensate che già nell'antichità i nostri avi avevano pensato come plasmarsi un po' meglio o andare a coprire delle problematiche che li rendevano meno attraenti, meno piacevoli. I primi dati sul discorso di coprire magari delle imperfezioni si trova già nei papiri egizi. Questo ve la dice lunga sul fatto che proprio siamo partiti agli albori a pensare come intervenire sul nostro corpo. Beh, noi questa sera vogliamo parlarvi appunto di chirurgia plastica insieme al direttore della struttura complessa di chirurgia plastica dell'ASO Santa Croce Carle di Cuneo, il dottor Alberto Rivarossa, che è qui con noi. Buonasera, Buonasera, dottore, ben buonasera. ritrovato. Abbiamo nella prima puntata di qualche settimana fa parlato della chirurgia ricostruttiva per quanto riguarda i tumori del seno in Certo. particolare. Ecco, noi questa sera non parliamo dei tumori del seno, ma parliamo proprio dell'ampio spettro nel quale si muove la chirurgia plastica. E tra l'altro io sto parlando di chirurgia plastica e non chirurgia estetica, perché c'è una piccola differenza, anche se poi in realtà la chirurgia estetica come specializzazione non esiste, No, vero? non è una Non esiste. disciplina riconosciuta dal Diciamolo una volta Ministero. per Non esiste lo tutte. specialista in chirurgia estetica o il chirurgo estetico, è Voilà, sedicente tale. Poi, per carità, si dice di sì, ecco, essere, sì. ma in realtà è un chirurgo plastico, e quindi Sì. la specializzazione in chirurgia plastica. E noi adesso, insieme al dottor Rivarossa, vogliamo anche farvi vedere quanti sono gli interventi che si possono fare di chirurgia plastica nei momenti della nostra vita, perché magari ci facciamo male, abbiamo un incidente, perché magari ci ustioniamo, perché magari veniamo morsicati da un Certo. animale, e quindi c'è bisogno dell'intervento del chirurgo plastico. E alla base di tutto, dottor Rivarossa, c'è sempre il solito problema, che noi non vogliamo essere imperfetti, Certo. vero? Il ripristino della funzione o dell'aspetto perduto è uno degli obiettivi, anche se poi bisogna farci una riflessione e pensare che tante volte è bene memorizzare l'evento e cercare di superare l'evento traumatico, nel caso, vale nel caso del tumore mammario come vale nel caso dei traumi e dei tumori o degli interventi chirurgici in generale. E in effetti la chirurgia plastica è nata già nel passato proprio per emendare, cioè per aggiustare i piccoli difetti che certamente esistevano già nel tempo, specie in passato in cui c'era una notevole violenza nella società che Ecco, lasciava. mi viene in mente anche una cosa. Circa 400 anni prima dell'avvento di Cristo, c'era l'abitudine di punire le persone che avevano combinato qualche Sì, guaio tagliandogli il naso e le orecchie, ad gli esempio. adulteri tagliando il naso, le mani ovviamente, tuttora in certe realtà un Per i pochettino ladri per i e ladri, e per anche cui le orecchie. anche le orecchie, per cui nella società indiana del tempo appunto di 400 anni prima di Cristo, in sanscrito sono arrivate ancora delle scritture su questo genere di interventi, venivano riparati i nasi e le orecchie con dei lembi cutanei che vengono utilizzati tuttora in contesti certamente molto più raffinati e con studi magari preliminari, tipo ecoDoppler sui vasi, mentre una volta andavano un po' sull'esperienza e sul Però tentativo. c'era già il Si usava tentativo, appunto la ecco di. fronte per riparare il naso, ad esempio sì, lembo frontale che tuttora chiamiamo lembo indiano e quindi Ah, quindi è rimasto sì, anche il nome. perché la chirurgia plastica è la più vecchia delle chirurgie, non per cercare di dare una patina particolare, ma perché essendo una chirurgia dei tessuti superficiali poteva essere messa in atto anche con provvedimenti anestesiologici un po' sommari, cioè un po' di oppio o comunque il paziente Quindi andava in è cresciuta, è sedazione evoluta la farmacologica. specializzazione proprio con Certo, l'anestesia, no? Che è viceversa la migliorata. chirurgia epatopancreatica non potevano farla non avendo dei mezzi anestesiologici adeguati, per cui Certo.
Si è partiti dalla chirurgia dei tessuti superficiali e noi siamo appunto i chirurghi dei tessuti superficiali, che poi non vorremmo essere confusi con chirurghi superficiali, ma dei tessuti superficiali che devono essere tutt'altro, comunque anche abbastanza ecco, attenti. Perché, anche perché noi poi dopo il vostro intervento andiamo a guardare con la lente attenti, se tutto funziona. Soprattutto perché appunto per noi è importante sì la funzione, ma anche il giudizio che dà il paziente. Certe volte la funzione è ottima, è ripristinata, è rimobilizzato un braccio che era anchilosato per delle cicatrici retraenti, ma il paziente non è contento perché è una cicatrice brutta perché sul braccio, vede. Perché si vede, e il problema è che si veda espone il nostro lavoro al giudizio di chiunque, anche l'incompetente. L'incompetente spesso è abbastanza intransigente nei giudizi, molto bene. Più del competente. Il competente vede cosa c'è dietro, l'incompetente dà un giudizio. E poi forse anche delle aspettative un po' esagerate, no? Certo. Perché noi abbiamo sempre le aspettative elevate. Quando parliamo di chirurgia plastica vogliamo essere dopo l'intervento assolutamente perfetti. E questo non è sempre possibile. Ci ha portato delle slide, vogliamo cominciare a vedere? Dalla regia, così andiamo. Ecco, qui si introduce bene il discorso di miti, leggende, in realtà, e limiti. Limiti proprio per non disattendere troppo le aspettative, non bisogna crearne di troppe, ci sono delle obiettive vantaggi nel mettere in atto certi interventi. Diciamo che in passato, in Italia soprattutto, la chirurgia plastica, per non andare a 400 anni prima di Cristo, ma in tempi un po' più recenti, è stata portata in Italia dai mercanti che frequentavano l'ambiente, la Turchia per lo più, dei turchi, e in Turchia era arrivata dagli indiani, per cui nella zona della Magna Grecia, in Calabria, alcune famiglie di chirurghi barbieri, che erano famiglie che si tramandavano le tecniche gelosamente, con molta attenzione, i Branca, i Vianeo, erano famiglie che riparavano il naso col metodo indiano, finché ha assunto la chirurgia plastica un aspetto un pochettino più scientifico con Gaspare Tagliacozzi, fine del 1500, direi quasi 1600, 1597, esce la sua pubblicazione all'università, era direttore di anatomia dell'Università di Bologna, quindi non era uno non qualificato sotto il profilo accademico, e questo libro che trattava della riparazione tramite innesti è uscito, è stato pubblicato, per certi versi anche deriso, perché sembrava che si occupasse di aspetti molto marginali della vita. Certo. E addirittura dopo la morte è stato intentato un processo per magia da parte di alcuni, che però ha superato poi indenne perché aveva rispettato tutti i canoni previsti dalla Chiesa, che allora era molto forte nella vita della società. Per cui era stato addirittura accusato di magia, per cui dico limiti e magie. Ce ne sono. Io ho anche letto, dottore, non so se lei mi conferma, che la prima volta che viene usato la terminologia chirurgia plastica è stata usata da un certo Edward Zeiss, che era un chirurgo tedesco che nel 1838 pubblicò un suo libro e lo chiamò proprio chirurgia plastica. Plastica da plasmare, ecco, come ha detto lei bene. La prima volta. In Italia è stata istituita la prima cattedra di chirurgia plastica proprio all'Università di Torino nel 1954, quindi in tempi molto recenti. Ecco. Infatti il primo corso universitario al mondo nel 1924 negli Stati Uniti, John Optic Medical Center negli Stati Uniti, ma in Italia nel 1954 e dopo questo istituzione di questo corso a Torino, come succede spesso, l'anno dopo è stata trasferita a Milano la sede. A Torino è rimasta. Succede anche rimasta, per qualche evento, no? Che nasce a Torino. Fiera del Libro. Ecco, poi si cerca di trasferire. È stata trasferita a Milano e il direttore di Torino è andato a fare il direttore a Milano, che è il capostipite San Benedetto Rosselli. L'anno successivo il professor Bergonzelli divenne direttore di
Torino e mi viene male a pensare che è stato il mio direttore di specialità. Quando sono entrato giovane c'era ancora Bergonzelli, che era il secondo. Beh, in Italia. D'altra parte sei nata nel 54, sì. Sono 68 sì, anni fa, certo, non moltissimo. La chirurgia plastica appunto prevede la divisione di la chirurgia plastica prevede interventi ricostruttivi ed estetici. Infatti la denominazione della chirurgia plastica ospedaliera di Cuneo era fino a poco tempo fa chirurgia plastica, poi è stata modificata in chirurgia plastica ricostruttiva, perché bisogna chiarire bene che anche per dare un messaggio, messaggio reale agli utenti, pazienti, chi ci segue, che la ricostruttiva si fa in ospedale, l'estetica è al di fuori ed è non viene prevista. La Regione Piemonte nel 2011 ha normato in modo più definito, caso per caso, questi interventi quando sono da considerarsi ricostruttivi e quanto estetici. Adesso faccio un po' l'avvocato del diavolo. Il fatto che qualche persona richieda un intervento di chirurgia estetica per sentirsi meglio con se stesso, sì. Addirittura forse aiutare la salute mentale di un individuo. Sì, certo. C'è un limite però al quale il servizio sanitario pubblico non può andare, perché ovviamente anche la calvizie di un ragazzo crea dei grossi problemi psicologici, ma non si può pensare di mettere in atto trapianto dei capelli sul sistema sanitario, e lo stesso vale per ogni piccola alterazione dismorfica del viso, del volto, che può pesare sulla psiche di un paziente, ma che comunque è al di fuori dei trattamenti ricostruttivi e non viene riconosciuta come tale. Nell'ambito della ricostruttiva ci sono appunto quattro aree principali di lavoro dove noi lavoriamo: sulla ricostruzione mammaria, che ne abbiamo parlato recentemente, diciamo non è oggetto della valutazione di oggi. Io oggi mi soffermerò in particolare sul trattamento delle ferite e delle ustioni e poi un cenno sulla dermatochirurgia oncologica dei tumori cutanei. Noi non siamo dermatologi, sia ben chiaro, quindi per le lesioni cutanee è necessario consultare un dermatologo, il quale poi, se ritiene sia necessario un atto chiede chirurgico, chiede il vostro intervento. Noi siamo i chirurghi della pelle, il dermatologo è il medico della pelle, pelle cute. Per cui, e anche noi quando togliamo un tumore cutaneo dobbiamo rispettare certi principi che poi vedremo in seguito, valgono anche per la sutura delle ferite, per dare la minor visibilità possibile alla lesione tolta. La chirurgia plastica viene fatta anche in urgenza, ma non in urgenza assoluta, è un'urgenza differita. Le indicazioni del chirurgo plastico in urgenza sono di mettere in sicurezza la zona affetta dal trauma, e noi predichiamo appunto l'urgenza differita perché non è necessario suturare subito una ferita intesa come soluzione di continuo della cute. C'è tempo 24 ore, certe volte anche di più, è meglio farlo con calma dopo aver valutato bene e aver magari coinvolto il chirurgo plastico nella decisione terapeutica da attuare. I fattori che influenzano la corretta guarigione sono appunto tipologie di ferita, qual è il corpo contundente o lesivo che è arrivato, e se i margini sono congruenti o se se ne sono persi dei pezzi, perché tante volte sono ferite anche con avulsione di parti, e anche la tipologia di cute che si va ad incontrare nel paziente, perché c'è il paziente che ha un fototipo chiaro, cute sottile, fototipo scuro. Ecco, quindi l'intervento vostro può essere personalizzato, diverso, personalizzato in base alla persona. Alla tipologia e all'età del paziente, perché anche l'età, le cicatrici guariscono peggio nei giovani, cioè guariscono meglio da un certo punto di vista biologico, cioè con maggior spessore di tessuto, perché il giovane ha una guarigione florida, e però vengono quelle cicatrici ipertrofiche, non dico cheloidi, perché la cheloidi è una patologia molto spessa, l'anziano impiega di più a guarire, ma guarisce meglio nel senso che lo vedi di meno, perché ha meno tessuto, è come se tu rompessi un vaso e poi lo incolli con tanta colla nel giovane e vedi il bordo, e poca colla nell'anziano non si vede quasi. Ecco. Andando avanti appunto nella descrizione dei fattori che influenzano le ferite c'è anche l'orientamento. L'orientamento della ferita ovviamente è casuale, non lo fai chirurgico perché ti arriva in testa corpo contundente, ci sono delle linee che devono essere rispettate, sono queste di questa faccia stilizzata che sono le linee di Langer, che è il primo che ha descritto queste linee,
entro le quali la guarigione è ottimale. Se sono invece perpendicolari a queste, la guarigione non è ottimale. Noi cerchiamo di portare con lembi o con provvedimenti la sutura a coincidere con queste linee. Diciamo che in seguito un altro aspetto da valutare sono le unità estetiche della faccia. Le unità estetiche valgono anche in ricostruttiva, anzi, soprattutto il danno deve avvenire all'interno o ai margini di queste unità estetiche, non tagliarle completamente perché sennò rimane più visibile. C'è una cicatrice trasversale a mezza fronte, in 1A è più visibile di una cicatrice che sia sul fronto sopraccigliare, sul margine del sopracciglio o laterale, per cui anche questo è un elemento importante che dobbiamo valutare. Anche i singoli organi o elementi del viso hanno le loro unità e subunità estetiche con caratteristiche diverse. La Ecco, qui vediamo punta ad esempio le linee del del naso, naso, la eh? punta ad esempio del naso ha una cute più adesa al sottostante piano cartilagineo che non la parte del dorso dove la cute scorre meglio. Quindi dobbiamo fare appunto queste valutazioni e queste valutazioni valgono anche sull'orecchio e su altre parti del corpo. Diciamo che le ferite per lo più possono essere da punta, da taglio, da lesioni varie, tipo particola devono essere trattate, come ho detto già all'inizio, con detersione, disinfezione, Ecco, e eventuali soprattutto non avere la trattamenti, fretta, no? non aver Perché la fretta, non... rivolgersi poi a un medico, il medico di base, piuttosto che no, non è necessario afferire subito al pronto soccorso, però valutare l'opportunità di una terapia antibiotica, anche e soprattutto in alcuni casi particolari, come i morsi Ecco, di qui cane. abbiamo un simpaticissimo Ma cagnolino che certo. ci ispira tanta tenerezza, ma ahimè, bisogna fare anche attenzione ai cani. Certo, i cani, soprattutto le microlesioni da morso di cane, sono particolarmente insidiose. Beh, Forse perché le se sottovalutiamo ti attacca un anche. Rottweiler è chiaro che, come è successo purtroppo in alcuni casi con avulsioni di cuoio capelluto, Certo. sono cose gravi, ma lì prevale l'aspetto del trauma. Viceversa, il piccolo morso di cane, addirittura cani che hanno leccato delle ferite preesistenti, possono inquinare il letto sanguigno del paziente e immettere nel Dei corpo dei batteri. batteri, batteri particolari, che poi portano a una condizione di estrema gravità trombotica, che si chiama CID, coagulazione intravascolare disseminata, che porta a delle lesioni che comportano anche danni renali, amputazioni di arti, elementi distali, perché i trombi trombizzano il microcircolo e quindi ed è estremamente banale il trattamento perché basta amoxicillina e clavulanico, che è il famoso Augmentin, L'Aumentin. ed è sufficiente, però va preso in fasi molto precoci, entro il primo o secondo giorno. Dopo 3 giorni ti trovi già di fronte a casi di questo genere, Sono scusate, terrificanti perché uno no, vede già. Ecco no, ecco, che sono delle. dei casi in cui la lesione ha già cominciato ad avere aspetti necrotizzanti e poi non ho portato le foto successive perché voglio che i Non siano telespettatori non troppo si preoccupino troppo, suggestionabili, però però questo vuol sono casi dire gravi. facciamo attenzione, ecco, Sono facciamo casi attenzione. che descritti in tutto il mondo, ne sono stati descritti 500-600, molto pochi, secondo me per un difetto di conoscenze di reclutamento Ecco, di lei questi su vasi. Cuneo ne ha Cuneo ne avuti? abbiamo avuti due. Due casi su Cuneo mi fa pensare che ce ne siano più che 500 in tutto il mondo, anche perché in certe realtà, come in Amazzonia o Nuova Guinea, non vanno sicuramente a registrare questi Certo, casi. certo. Andando avanti, un altro tipo di ferita è l'ustione. L'ustione è una ferita, è una condizione frequente. Noi vediamo spessissimo Ecco, diciamo le l'aspetto più simpatico dell'ustione, che non è per niente simpatica. Il dottore Rivarossa ci ha detto che l'ustione è stagionale, ha i suoi aspetti stagionali, Sì, vero? certo, le piccole ustioni, parliamo delle ustioni localizzate, non i grandi traumi come possono avvenire in ambito industriale, che questi sono eventi luttuosi e drammatici. I piccoli eventi hanno una loro stagionalità. D'inverno è tipico il bambino che mette le mani sulla stufa o sul vetro della stufa Quindi voi lo vedete da pellet e un lo vediamo. incremento dei casi, insomma. In febbraio ustioni da olio bollente. Le frittelle di Frittelle carnevale. e bugie di carnevale. In estate i barbecue con i ritorni di fiamma, con
In autunno bruciano le sterpaglie, si prendono fuoco i pantaloni mentre bruci le sterpaglie e anche il paziente ne porta dei danni. Questo ci fa riflettere che dobbiamo sempre fare molta attenzione. E c'è una particolare incidenza di ustioni e di piccoli traumi, piccoli o anche non tanto piccoli traumi, nel periodo di festività, sabato e domenica, gente che fai da te è meno strutturata e meno protetta del professionista, per cui ti tagli le dita, ti fai un'ustione. Gli incidenti domestici sono veramente domestico tanti, e del fai da te anche, che per carità lo pratico magari, con piacere anch'io, però mi rendo conto che il professionista è più preparato e più attento, ecco. Andando avanti vi faccio vedere alcuni casi di ustione, nel senso che ci sono ustioni che sono molto superficiali, primo, secondo grado, guariscono spontaneamente, al terzo grado bisogna mettere degli innesti e l'ustione viene valutata sulla base dell'estensione dell'ustione. Quindi quelle localizzate devono essere al di sotto del 10%, se no diventano già ustioni con componente di malattia da ustione, va trattata in sedi particolari. E infatti le ustioni che hanno una gestione semplicemente ambulatoriale le gestiamo noi direttamente a Cuneo. Le ustioni a media gravità tra il 10 e il 20% le gestiamo con ricovero, però con ricovero in un ambiente protetto come l'ospedale, ma non in un settore dedicato. Le ustioni che sono superiori al 20% devono essere inviate a un centro grandi ustionati, ce n'è uno per ogni regione, a Torino, a Genova, a Siena, a Pisa, scusate, a Milano, ogni al suo centro di riferimento, perché richiede trattamenti in particolarmente specifici e anche... Dunque andiamo avanti, scusate. Ecco qui, malattia d'ustione crea dei problemi di carattere generale, ma è di competenza di grossi centri. Vediamo qui qualche caso di ustione. Questa è una mano che ha avuto un'ustione di primo secondo grado, si vede il rosso, l'arrossamento, l'eritema, l'elemento peritoneomonico dell'ustione, caratteristico dell'ustione. Le piccole bollicine determinano l'inizio di secondo grado, ma lì con una protezione, in questo caso un foglietto di cellulosa, guarisce spontaneamente e perfettamente. In secondo grado invece un'ustione già come questa, che vedete già tardivamente, non vedete la bolla, ma quello è una mano con tutte le bolle che ormai sono state evacuate sterilmente in ambito ospedaliero e riposizionate giù. Anche questa guarisce spontaneamente rispetto al primo, che non ha neanche bisogno di evacuazione delle bolle, perché le bolle non ci sono. Il terzo grado lo porto per conoscenza, anche perché sembra il bianco sembra non una lesione, ma una dove condizione. Magari guarisce più in invece fretta, il bianco no. È un indice negativo, perché lì c'è stata la trombosi dei vasi periferici e lì non c'è circolazione, quindi deve essere trattato, perché non guarisce spontaneamente questa situazione, bisogna mettergli degli innesti. Gli innesti sono di cute o eteroplastica o autologa, che sostituiscono la cute mancante che è stata ustionata. Ultimo argomento che mi interessa sottolineare un po', e ho accennato già prima, la dermatochirurgia oncologica, che deve tenere in considerazione tutti i principi che abbiamo detto, cioè orientamento, età, perché anche in età, con il paziente anziano è più facile l'intervento che non col giovane. Però la valutazione, diciamo, diagnostica aspetta il dermatologo, la valutazione terapeutica, quando è richiesto un determinato intervento chirurgico, aspetta al chirurgo plastico o al chirurgo specialista di organo specifico, non so, l'otorino sul naso e sull'orecchio, l'oculista sulla palpebra, oppure noi che agiamo indifferentemente su queste aree del volto. Ecco. E il nostro percorso dermatochirurgico, cioè il documento che abbiamo condiviso in ambito aziendale, prevede proprio questo, che a livello del volto o interveniamo noi o gli specialisti di organo, e questo penso sia una garanzia anche per i pazienti. Comunque nell'ASO Santa Croce Carla c'è una collaborazione, certo, interspecialistica, ovviamente quando c'è bisogno, certo, il paziente viene valutato poi attraverso i vari referenti dei vari, certo, reparti specialistici, e poi si arriva, certo, a una collaborazione. Benissimo. Per dare un risultato finale. Bene. C'era ancora l'orto, forse sì, l'ortoplastica, ecco, è un aspetto della chirurgia plastica che viene attuata in collaborazione con gli ortopedici quando ci sono
particolari ferite agli arti inferiori che coinvolgono sia l'aspetto dei tessuti profondi di competenza dell'ortopedico e l'aspetto dei tessuti superficiali. La mancanza di cute è un elemento importante per la guarigione di una ferita o di un trauma, perché può sembrare che la cute sia poco, ma in realtà se non c'è l'involucro cutaneo al di sotto puoi fare la migliore ricostruzione protesica o con placche, viti e ricostituire una linea di ossa, ma hai necessità, ecco, di una collaborazione. Anche in questo caso sì, c'è una collaborazione. Diciamo che gli ortopedici, questi trattamenti ortoplastici, già sono in grado di farle autonomamente fino a una certa misura, poi certe volte si sviluppa la collaborazione. Ecco. Del chirurgo plastico. Bene, vi abbiamo dato quindi insieme al dottor Alberto Rivarossa uno spaccato di tutto quello che può fare un chirurgo plastico in ambito ovviamente dell'ASO Santa Croce Carli di Cura, quindi della sanità pubblica, ed è un appello che noi vi facciamo, ecco, al di là del desiderio di essere sempre perfetti. Cerchiamo di accettare anche gli piccoli, certo, incidenti che ci avvengono nella vita, perché la perfezione non è di questo mondo, certo. Ognuno di noi ha un vissuto e forse il vissuto con qualche segno anche sul nostro corpo, certo, non può che essere una bella storia da raccontare. Certo, una storia, vero, da raccontare, va bene, come... C'è un'ultima diapositiva che vorremmo farvi vedere. Rappresenta proprio questo, cioè specialmente nelle culture orientali, i giapponesi possono trovare soluzione a certi problemi che sono stati eventi traumatici cercando non di nascondere l'evento e quindi di ripristinare totalmente, ma di memorizzarlo, superarlo e magari migliorarlo, perché infatti riparano con l'oro. Kintsukuroi vuol dire riparare con l'oro. Ecco, e quindi renderlo forse visibile ma più piacevole, più gradevole. Però perché nasconderlo? Meglio tenerlo, certo, perché racconta un momento e quindi della nostra vita. Questo è un risvolto psicologico importante, tant'è che bisogna parlarne con i pazienti. Il nostro vecchio direttore, appunto, il professor Gonzelli, dice sempre che il chirurgo plastico deve essere uno psicologo col bisturi in mano, e fino allo psicologo ci arriviamo. Il problema è quando devi essere uno psichiatra col bisturi in mano, allora diventa un problema più complesso. Ecco. Più complicata. Grazie al dottor Alberto Rivarossa, direttore della struttura complessa di chirurgia plastica dell'ASO Santa Croce Carle di Cuneo. Grazie a tutti voi che ci seguite, e l'appuntamento è rimandato alla prossima settimana.